Oggi prepariamo insieme, se siamo un po' giù, un cupcake tiramisù. Quindi cominciamo a preparare il cupcake dal frosting. Abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi statico, 160 ventilato, montato a neve 500 ml di panna freddissima e ora stiamo ammorbidendo il nostro mascarpone. Ora aggiungiamo quello che può essere considerato una sorta di oro liquido, il nostro latte condensato, 200 grammi. Una lattina sono 397 grammi, quindi ci facciamo due dosi volendo, un'altra l'abbiamo già provata a preparare. Mettiamo, quindi uniamo tutto quanto il nostro latte condensato, 200 grammi, a 500 grammi di mascarpone. Per gli amici che si sono appena uniti a noi, stiamo preparando il cupcake tiramisù, che è stato il primissimo cupcake con il quale mi sono cimentato. Quindi è una sorta di ritorno alle origini. Allora, stiamo mescolando il mascarpone con il nostro latte condensato e lo mescoliamo bene, super tranquillo. Tra l'altro, tra un po', come mi ha ricordato Miki mentre stavo preparando l'altra volta la ricetta prova, usa le fruste e in effetti userò adesso, anzi quelle piccoline perché mi piacciono di più perché con la piccola va più veloce, usiamo anche la frusta metallica perché in questo modo si amalgama bene il mascarpone con il latte condensato ed evitiamo la formazione di grumi, chiaramente senza incorporare aria. Quindi vogliamo una miscela che sia bella liscia, bella uniforme, perché poi a questa andremo ad aggiungere la nostra panna montata a neve fermissima. Questo è molto importante. Ecco qua. Quindi a questo punto abbiamo ottenuto una bellissima miscela. Guardate che meraviglia. Tra l'altro questo frosting, che si chiama Came Cream, non so chi sia l'inventore o l'inventrice, ma si merita un premio Nobel per la pasticceria o per il buon umore, è ottima anche se vogliamo preparare quelle bellissime cream tart, cioè quelle torte a forma di lettera o di numero, magari per qualche compleanno speciale. Perché è bella soda, il mascarpone si indurisce benissimo e infatti siamo subito pronti ad unire la nostra panna montata. Quindi abbiamo 500 g di mascarpone, 200 g di latte condensato e 500 g di panna da montare. Eccola qua. Quindi a questo punto la mescoliamo molto delicatamente dal basso verso l'alto per non farla sgonfiare e poi siamo pronti a trasferirla in frigorifero per almeno 10 minuti. Quindi io vi consiglio, ragazzi, se cominciate a preparare i cupcake, fatelo magari. Adesso noi per esigenze televisive o di diretta lo facciamo così un pochettino si riesce a addensare. Voi potete prepararla, secondo me, quando tirate fuori i cupcake dal forno, una volta che sono cotti, ora che aspettate che si raffreddino, passerà sicuramente una mezz'oretta, potete cominciare a preparare la vostra Came Cream, questa fantastica crema al mascarpone che chiaramente strizza l'occhio al tiramisù e poi dopo, piano piano, potete cominciare a fare il vostro assemblaggio dei cupcake. Quindi stiamo mescolando tutto quanto. Mi raccomando, se avete domande, sapete che Miki legge tutti quanti i commenti, risponde solamente a quelli che gli piacciono, quindi attenzione, siate carini e gentili con lui, perché sennò non vi risponde. E ovviamente scherziamo e tra poco poi Miki verrà anche a fare un po' di decorazione. Guardate che bella, questa è la nostra Came Cream, super super densa, meravigliosa ragazzi. Sto resistendo alla tentazione di assaggiarla, ma sapete poi che dopo facciamo il nostro classico brindisi finale, quindi rimanete con noi fino alla fine per il brindisi mangiato, ovviamente, perché ogni cupcake va assaggiato. Ecco qua, io questo metto tutto quanto così com'è in frigorifero, dovrei coprirlo con la pellicola, però 10 minuti, quindi aspettate, vi torno subito. Allora, 80 g di burro e 175 g di zucchero, così. A questo punto aggiungiamo l'uovo, che consiglio sempre prima di rompere una ciotolina, perché magari ci finisce qualche piccolo guscio, e se per caso finisse un guscio non andate col dito. Se andate col dito bagnatelo in un po' d'acqua e vedrete che si attacca subito, se no utilizzate un'altra parte di guscio per raccoglierlo. Due trucchetti. Beh, giallissimo, molto bello. Ora combiniamo i nostri 190 g di farina 00 con un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci e un bel generoso pizzico di sale. Mi raccomando, quando cuciniamo con i dolci, non abbiamo paura di usare il sale, perché un po' come ho visto che dice anche il grande chef Barbieri, giustamente il sale non solo sala,
ma esalta anche i sapori. Se provate a mettere un po' di sale sul cioccolato, ragazzi miei, avete questa esplosione di cacao in bocca che è la fine del mondo. Ora arriva il momento magico, quindi combiniamo i nostri 150 grammi o ml di latte intero con la miscela di uova. Però non ci dimentichiamo prima di aggiungere l'estratto naturale di vaniglia. Noi usiamo questa pasta, come vi dicevo prima, perché è in parte ha un sacco di zucchero, però ha queste belle, ha queste palline della vaniglia che la fanno sembrare un po' più vera di quello che non è. Se potete, il top ovviamente è raschiare il baccello di vaniglia. Teniamo da conto il baccello raschiato, mettiamolo in mezzo allo zucchero, perché può servire benissimo anche per aromatizzare lo zucchero. Quindi ora aggiungiamo le nostre polveri, 190 grammi di farina con un cucchiaino e mezzo di lievito e un pizzico di sale, in tre aggiunte, alternandole con due aggiunte dei 150 ml di latte a temperatura ambiente. Mi raccomando, è importantissimo perché in questo caso l'impasto così si amalgama meglio senza essere miscelato troppo. Cominciamo, quindi prendiamo una pallina di impasto e la depositiamo all'interno di ciascun pirottino. La cottura ultimata, ovviamente dovete prenderci di parola, ragazzi. Ecco qua questi bellissimi cupcake. Sono tutti quanti super super dorati. Eccoli qua, i nostri meravigliosi. Adesso ce ne sono sei, ovviamente, perché gli altri sei li abbiamo decorati. Quattro sono qui e due mi sa che sono uno qua e uno nella pancia del regista. Quindi a questo punto ci accingiamo a fare la famosa bagna. La bagna prevede ingredienti semplicissimi. Ho appena messo in opera la mia fida caffettiera. Utilizziamo 30 grammi di zucchero, un cucchiaio di marsala, io uso un po' di rum perché il marsala a casa l'abbiamo finito e comunque a noi piace, tanto di nuovo è un cupcake da grandi, c'è il caffè, i bimbi, ecco, se vogliamo un cupcake per i bimbi ci fermiamo qui e questa è una buonissima e bellissima base per qualsiasi cupcake alla vaniglia, quindi ci possiamo fermare benissimo anche qui, magari mettere sopra un po' di crema mascarpone con cioccolato come vogliamo, però in questo caso abbiamo 30 grammi di zucchero, 30 ml di caffè, un cucchiaino di marsala, anche perché il marsala è in effetti veramente la morte sua. Mescoliamo bene, questa è la nostra bagna, per chiunque se lo stesse ricordando, questa è la bagna nostra. Allora, attenzione che vado anch'io qua perché non sia mai detto che vi perdo di vista questa bellissima combriccola. Intanto grazie comunque per essere con noi, ragazzi, è sempre, come sempre, un grandissimo piacere. Mai data per scontata la vostra presenza, anzi, grazie mille. Ora, una volta che i cupcake li abbiamo tolti dal nostro forno e dal pirottino, ci sfoghiamo. Quindi, prendendo uno stuzzicadenti, io ho preso uno di quegli spini, sembrano gli aghi per la donazione del sangue, uguale. Facciamo tanti buchi ai nostri pirottini, perché in questo modo la nostra bagna passerà e permeerà meglio. Quindi, facciamo tanti bei sforacchiotti in questo modo. Ridurremo il piano di lavoro un po' in caffè, ma va benissimo, quindi magari se ci vogliamo mettere sopra un po' di carta stagnola, un po' di pellicola, giusto per non sporcare il piano di lavoro, perché è inevitabile che un po' di caffè scenda, però siamo abbondanti in questo caso, ragazzi, perché è veramente bello quando il cupcake ha proprio questo profumo e questo sapore di caffè. Fidatevi, quando dite mamma mia, gliene ho messo tantissimo, mettetene ancora un po' di più perché sicuramente non basta. Io ho provato ogni volta, mi sembrava quasi, mamma, stanno affogando questi poveri cacchi. No, assolutamente. Mettetene veramente tanto di bagna al caffè perché poi comunque la sponge, la spugna, quindi l'impasto, ne assorbe tantissimo. Eccola qua, bellissima e solidissima Kami Cream, che è meravigliosa. Oh, che bella. Eccola qua, si è proprio solidificata ed è molto più soda. Fantastica, bellissima. Adesso riempiamo la sacca a poche. Qui possiamo veramente sbizzarrirci come vogliamo, ragazzi. La cosa simpatica è utilizzare forme diverse. Io per questa decorazione ho usato la classica punta da Saint-Honoré. Si chiama proprio così. Questa è del diametro di 25 mm, quindi 2 cm e mezzo. Adesso, signore e signori, attenzione, perché sta arrivando lui, l'unico e solo. Prontissimi per le decorazioni? Signore e signori, ecco a voi, in tutta la sua regia, sta arrivando Michele. Un applauso per Michele, bisogna fare.
Perché siete così baccati, voi direte? Perché ci divertiamo. Proviamo ad divertirci. Allora, queste non le mai decorate. Te le metto qui su. Beh, allora ragazzi, impariamo assieme a Michele. Quindi, per me è troppo. Infatti io mi butto di solito. Oh, proviamo, Bravo. Un po' più staccato. Ecco, bravissimo. Vedi, così viene più pieno. Bellissimo. Allè, via. Allora, io intanto faccio... Visto? Io faccio il mio cacao. Dopo mi è venuta in mente un'altra che si potrebbe provare. Lo mettiamo qua. Ne facciamo 100 praticamente. Visto che è bella anche la Camel Cream, perché rimane bella compatta, rimane tutta quanta super, super soda ed è un piacere da decorare. Eccolo, infatti vi sto guardando, ragazzi, eh. Allora, vediamo un po'. Oh, questa... Ma sì, ma che ci frega. Stupendo. Vado, allora, finisco. Lucia dice bravissima, Maria bravissima. Sì, fate tutti quanti. Tanto ormai che sta andando e non si ferma più. Ah, io l'ho fatto distrarre dal mio ruolo di setacciatore folle. Quindi vedete un po'. Beh, bellissimo. Okay. Questa è una, di nuovo, un altro metodo. Volendo si può fare anche con la classica punta ciuffo, quindi con la punta stella, con la punta aperta, come volete. Il bello è che comunque regalerete o mangerete qualcosa di veramente unico. Guarda che bella, ne è rimasto uno, eh? Ah. Eccolo qua, intanto che io setaccio, Michi decora. Voilà. E che bello. Perché poi quando ce n'è tanto è ancora più buono. Adesso ovviamente ne assaggiamo uno. Assaggiamo l'ultimo? Cosa dici? Oh, ragazzi miei, che voglia! Attenzione, si va all'assaggio. Allora, prendiamo il coltellino. Prendiamo questo, speriamo che tagli. Prima, anche bravissime, quando magari li volete assaggiare, anche voi fare la prova assaggio, prima la cartina, perché sennò se facciamo il taglio viene via un gran disastro. Raschi un po' anche sotto, se lo tieni su, Michi, così. Perfetto, così siamo sicuri che non ci mangiamo della cellulosa. Ora, beh, sì. Pulisco. Sto resistendo alla tentazione di leccarmi tutte quante le dita che ho. Oh, guardate che meraviglia, ragazzi. All'interno c'è tutta quanta la parte di caffè. Ora, il suggerimento è lasciate riposare un po' il cupcake prima di decorarlo, perché così tutto quanto il caffè scende giù e si imbeve ancora di più. Io direi di fare un bel brindisi. Cin, di assaggiarla. Buonissimo. Ragazzi, la Camel Cream è buonissima perché si sente molto il mascarpone in senso buono, quindi una crema ricca. C'è una pasta morbidissima che ha questo profumo di caffè, ragazzi miei, che... Sa di tirami su. Sa di tirami su. Ci tira su. Questo è l'obiettivo della puntata, ovviamente. Oh. Mica è scappato. Ancora con la ciorla, sicuramente... Sarò sporchissimo, perdonatemi, ma non resisto perché è veramente buono. Mmm. Mmm.